Vamos! Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Monza, come diceva Niki Lauda, è sempre una cosa particolare. Monza, rossa gialla, 13, sì, 13, facciamo 15 e mezzo per stare un po', per togliere qualche chilo. Leclerc subito a fianco e dietro Russell. Partenza è anche buona. Spara le batterie, devo stare davanti. Ah, lungo. Però riesco a rimanere in pista. Occhio Leclerc, che ci crede oggi. Avvicina tantissimo, ha una velocità chissà dopo col DRS. Ma il motore è quello buono, sì, quello nuovo, l'unità 3. Madonna, che roba! Stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. Dietro c'è Leclerc, monta gomme morbide e nuove. Mancano 4 giri all'apertura della finestra del pit stop. Mancano 12 giri. Allora, il pistolo giro 6, però devo tenere sotto controllo la temperatura, che mi sembra... No, va bene, sotto i 100 gradi va bene. Giro veloce mio, me lo togli Tsunoda. No vabbè, adesso c'è il trenino dei delle scie, capito? Adesso ci sarà DRS. Bandiera verde. Vips è fuori, occhio alle safety car. Riesco a stare davanti nonostante DRS, incredibile. Ma non mi sembrava deciso lì, non ci ha creduto. Guarda dove adesso. Ok, nuova strategia che sarà andare più lungo, sicuro. No, assolutamente no. No, no, mi fermo il giro 6, no, 8, troppo. L'usura è già 15 qua. No, 10.
segnato il miglior tempo della gara. Vabbè, sempre quel mezzo secondo tra me e Leclerc. Vediamo adesso, c'è il pit stop. Vicinissimo adesso. Arriva. È a fianco. Ho più velocità però. Si è visto. Ho alzato il piede. Adesso però è dura, eh. Adesso è dura col DRS. La fatica si avvicina, si affianca, ma io riesco. Mi stacca. Che staccatona. Però resto davanti, va benissimo. Non lo so se fare il pit stop adesso. Sì che devo farlo adesso. Giro 6. Adesso e poi avrò le gomme calde quando lui uscirà. Forse uscirà davanti. Però con le gomme fredde, va bene, adesso. Ne ha di più oggi lui, non so perché. No, piano col gas, piano, eh. E rientro i box. Anche lui. Quindi Verstappen continua. Norris e Verstappen continua. Resta davanti i grandi. Davanti alle Leclerc. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Allora, quanti secondi ho sul mio... Ok, distanza dal compagno di scuderia, 2,3 secondi. Gomme morbide usate, è in prima posizione. L'ultimo giro è stato 1:20,0. Ma come 2 secondi di distacco, che lui è sul rettilineo tra un po'. Guarda Leclerc, ma come fa? Sì, si vede proprio che manca l'allungo finale per star davanti, perché non ha velocità sul drift. Ok, adesso io ho il DRS però. Norris, eccolo, e lo ripasso, perfetto, con le gomme calde.
Passato, non lascio andare, mi prendo DRS però. Norris, che invasato proprio. E vai, vai, che mi prendo DRSI. Ce l'ho io il DRS, ce l'ho io. Allora, benzina sta andando giù però. Formazioni. 4 giri, se non ci sono dentro. Ha mollato Leclerc, che era vicinissimo adesso. Diciamo che si sono scambiate le posizioni Norris con Leclerc. Era veloce con le gomme rosse, poi come sempre quando passi quelle un po' meno, quelle medie a Ferrari fa fatica. Cosa faccio? Lo faccio passare e mi prendo DRS, sì, sì.
Basta, basta, che mi prendo DRS e poi alla fine resisto, perché l'ultimo giro, il traguardo è subito prima del rettilineo. Sono un po' lontano però stavolta, dai, dai, dai. Sei all'ultimo giro. Finendo la benzina. Qui non devo assolutamente farlo passare, perché è finita la gara. E vince Monza! E si vince a Monza! Quella di oggi dopo una gara davvero difficile. Cos'è che ha fatto la differenza in pista oggi? Oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima tensione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria, direi che il passo è stato breve. È stata una giornata fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un gran premio straordinario. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. La triste mietitrice aumenta il suo vantaggio nel campionato.